si intitola La città dei vivi ed è un libro, meglio un'opera, dello scrittore italiano Nicola Lagioia, che va a raccontarci quello che purtroppo fu un omicidio efferato in piena regola, quello dove perse la vita il povero Luca Varani. Omicidio compiuto da due personaggi che consumarono un orrore in piena regola, ossia Foffo e Prato. Era il marzo 2016, nel quartiere Collatino di Roma. Lo scrittore Nicola ha ricostruito tutti gli eventi in maniera accurata, facendo un viaggio completo. Un viaggio, meglio un'indagine razionale su quella che la normalità può essere, andandosi però a trasformare in un atto, o meglio in un piano diabolico, l'ossessione per una storia senza alcun lieto fine che diventa a tutti gli effetti un libro di successo, tra i più visti, tra i più apprezzati probabilmente dell'ultimo periodo di tempo, dove si susseguono storie intricate. Storie fatte di persone che sono diventate purtroppo tristemente famose per quello che effettivamente parlando in concreto hanno compiuto. La morte del povero Luca Varani, due personaggi comunque che l'hanno fatto fuori, una persona che non c'è più, insomma un giovane ragazzo che non è più presente tra di noi. È una storia quella di un ragazzo umile e semplice, un ragazzo che purtroppo però è stato vittima troppo giovane di atti veramente indicibili e di torture indicibili. Bene, vi ringrazio per l'ascolto. Dunque, tutti a leggere quest'opera, La città dei vivi, di Nicola Lagioia, questo scrittore italiano che ha fatto un'indagine maniacale su tutto quello che accadde tempo fa. Ciao a tutti, italiano, narrato italiano.